in avanti, no, in posizione irregolare. C'è un intervento comunque reputato falloso su Bradaschia, calcio di punizione per l'Alpino Lecce. Siamo a distanza ragguardevole, circa 30 metri che ci separano dalla porta difesa da Vladimiro Falcone. Sul pallone vediamo posizionarsi Spinelli, qualche metro all'indietro anche Moi, che poi abbandona la posizione del punto di battuta per andare a portarsi a centro area. Sul settore destro si sta spingendo in avanti Ondei, è chiara la battuta a due e verrà operata dai giocatori dell'Albino F. Il risultato è sempre di 1-0 per i Como. Siamo giunti al 18° minuto del primo tempo, calcio di punizione in proiezione offensiva per l'Albino Lecce. Tutto il Como nella propria tre quarti, arriva anche Simone Ganz a dare manforte al reparto difensivo. Punto di battuta sul pallone Spinelli, arbitro qualcosa da dire all'indirizzo di Pesenti, marcato stretto da Marchi. È pronto il numero 4 dell'Albino Lecce, la scodella nel mezzo, esce Vladimiro, perde il pallone e va dentro. Il gol del pari, praticamente uscito a vuoto Vladimiro Falcone, ed è in questo modo che l'Albino Lecce ha saputo approfittarne con Pesenti per mettere dentro il gol dell'1-1.